Ci stiamo avviando alla chiusura, alla fine. Allora, volevo regalare anche al pubblico qualcosa di più profondo, non perché i temi trattati fino adesso non lo siano, ma tu in questo Come sopravvivere all'amore hai inserito un racconto molto bello, Lana e io. Questo racconto, peraltro, è un racconto famoso che lui ha scritto perché è stato premiato nell'ambito della rassegna Energei a Matera, che è uno tra i più importanti concorsi nazionali di racconti appunto a tema libero. A seguito di questa vittoria, mi ricordo, tu sei stato poi nuovamente invitato perché Matera divenne poi capitale europea per la cultura. E quindi è molto bello, io so che tu ci tieni tanto a questo racconto, vorrei che tu ne parlassi al pubblico. Diventiamo seri allora. No, in realtà è scritto sempre con, con il solito intento un po' surreale. E un racconto qui tengo perché è la prima volta che qualcuno mi ha preso sul serio. Fino a quel momento facevo il carino, il ragazzino che scrive, tipo, quel giorno invece era il 2004, ero giovanissimo. Mi fanno salire sul palco e mi presentano come lo scrittore Salvatore Di Magno, cioè ero 3 metri sopra il palco, tipo, no? E quindi ci tengo. In più è tratto tutti i temi di cui abbiamo parlato oggi, la maternità, il desiderio di maternità più che altro, perché nel racconto c'è una coppia che non riesce ad avere un figlio, e l'amore, c'è questo marito che è innamoratissimo della moglie, che fa dei sacrifici per non farle pesare il fatto che c'è questa sterilità diffusa. È un racconto di fantascienza. E comincia con una frase che un po' dà il ritmo al racconto, che dice: quando la luna esplose, Lana e io stavamo scopando. Che ti butta un po' nel racconto, cercando di stordirci un po' con gli effetti speciali, con la parolaccia, con la luna che esplode, eccetera. Però cerco di far passare sotto un po' il tema importantissimo per me, che è quello della maternità, che secondo me se ne parla sempre di meno, e ora che la donna ha parità e ha raggiunto la parità a tutti gli effetti e siamo felicissimi, ora che aspettiamo i 40 anni per sposarci, eccetera eccetera, e il tu ne sei un fedele testimone di questa cosa. Ma tanto io devo, cioè, questo è per le donne, no, riparliamo. No, ora ovviamente non parliamo di quel tipo di serie, cioè per esempio Gianna Nannina ha avuto un bambino a 50 anni, non stiamo dicendo che è più difficile, però diciamo che comunque è un valore che ha perso un po' in un'esperienza che ho avuto con dei monaci buddisti, loro mi dicevano che una donna che ha fatto la madre e non si è realizzata professionalmente spesso si sente irrealizzata, no? E allora loro dicevano: cosa c'è di più realizzante dell'essere madre? Dice, è una missione potentissima, forse è la missione più importante della Terra. Eppure, in un mondo macista, maschilista come il nostro, questa cosa viene messa un po'... Ora sto facendo un discorso a bigotto, probabilmente, no? Però è qualcosa che mi colpisce, probabilmente forse perché sono singolo, magari chi ha 5-6 figli sarà in disaccordo. E quindi il racconto parla di questo desiderio. Loro fanno davvero di tutto per avere un bambino, e poi c'è un finale che non passa. Infatti non lo sveliamo perché dobbiamo comprare il libro, quindi approfittare di questo bellissimo racconto. Allora, per avviarci alla chiusura, io vorrei invitare il pubblico, se c'è qualcuno tra di voi che ha voglia di chiacchierare con Salvatore, fare qualche domanda, leggere qualche brano, quant'altro, prego, il microfono è a disposizione. Abbiamo apprezzato Salvatore, È stato bellissimo. È stato bellissimo anche questo. Allora, vorrei invitare già adesso un attimo a inviare queste clip che, Salvatore, ci devi parlare di queste survival song. Che sono queste survival song, queste canzoni sopravviventi? Solo se facciamo vedere quella con Galin. Ce la vedi quella con Galin? Le clip le hai preparate tu, quindi... l'operazione Come sopravvivere ha delle attività collaterali, diciamo.
Perché come sopravvivere a Gallimi, dice qualcuno. È durissima. Anche perché quello che, diciamo, il successo del libro soprattutto è stato la sua dimensione social, il fatto che è nato su Facebook, è stato venduto soprattutto dai miei amici di Facebook, non vi vedo più con questa luce che ho davanti. Sono le clip che dovrebbero andare, ti dovresti spostare. Mi sposto. Come ti... Te lo stavo suggerendo. E niente, quindi una delle attività collaterali non è questa. Non te ne devi andare però. Però, sì. Quale vuoi? Quella con Gallimi. No. Io non ti conosco, non so chi sei. Ti ho chiesto l'amicizia anche per farmi fatti poi. Stupidissimo. Abbiamo perso 2000 punti con questa cosa. Vabbè, ma ci divertiamo. Come sopravvivere alla noia, in realtà, sì, il tema del... si è visto come si sopravvive alla noia. Bene, allora chiudiamo, qualche altro minuto e chiudiamo, parlando però, non prima di parlare un attimino del tuo prossimo volume che completerà la trilogia di questo Come sopravvivere. Questa volta tu hai in mente di pubblicare Come sopravvivere a se stessi. Difficile, sembra, no? A se stessi, sì, nel senso in cui se stessi indica la maschera, l'ego, diciamo così. Il brano che ho letto Domenico, quello iniziale, in cui c'era questa donna che parlava di lui come un insieme di contraddizioni, di... io cito spesso Walter Whitman quando diceva alla moglie, tu mi dici spesso che io mi contraddico. Grazie che mi contraddico, sono vago.